Bentornati amici sul mio canale. Oggi facciamo un altro piatto povero che faceva sempre la mia mamma in campagna. Il baccalà in umido con la bieta. Oppure volendo si può sostituire la bieta con degli spinaci. Scaldiamo abbondante olio extravergine in una padella antiaderente. Passiamo i filetti di baccalà nella farina. Mettiamo il baccalà nell'olio dalla parte della pelle, così. Facciamo rotolare anche dall'altra parte. Adesso lo rigiriamo. Aggiungiamo la carotina, la cipolla, il sedano e lo spicchio dell'aglio. Io ho tritato tutto meno che l'aglio, perché poi lo toglierò, ma se non avete problemi tritate pure l'aglio. Facciamo un po' imbiondire le verdurine. A questo punto sfumiamo con del vino bianco. Rigiriamo un pochino per far insaporire anche dall'altra parte, un minutino così, e lo rigiriamo ancora. Adesso buttiamo la nostra bieta un po' tagliata. Mettiamo un pizzichino di sale e dell'acqua calda. Copriamo e facciamo appassire a fuoco basso. Ecco, passati 10 minuti circa, adesso mettiamo la salsa di pomodoro. La salsa di pomodoro è già salata, perché io faccio con i miei pomodori dell'orto e la faccio già salata, però voi aggiungete il sale naturalmente e pepe. Copriamo e a fuoco basso facciamo cuocere una trentina di minuti. Con un cucchiaio mettiamo il sughetto sopra i pezzi di baccalà, non lo giriamo più perché sennò si romperebbe. Se il pomodoro risulta essere un po' acido, aggiungete un pizzichino di zucchero o una puntina di bicarbonato. Prima che si sfaldi troppo, recupero l'aglio. Che buon profumo e che buon sapore. Questo mi riporta indietro alla mia infanzia. La mamma faceva spesso questa pietanza. Con bieta oppure con gli spinaci, perché è sempre una verdura dolce. C'era l'arte una volta di arrangiarsi con quello che si trovava in campagna e con le materie prime che costavano di meno. Baccalà era uno di quelle, l'unico pesce che ci si poteva permettere, ma buonissimo. Per capire se è pronto, vediamo se il sughetto è cremoso, vedete? Lo facciamo restringere un altro pochino, ma è quasi pronto, diciamo. E poi naturalmente assaggiate e aggiustate di sale. Lo serviamo con delle fettine di pane tostato. Vi è piaciuta la ricetta? Iscrivetevi e lasciate un like. Seguitemi anche sul gruppo Facebook La Cucina del Centro Italia e di più. Alla prossima ricetta, un saluto a tutti da Marta.